Sulla questione frana, quello del sindaco di Castel Pizzuto è un sorriso appena accennato, ma che dice tutto è il primo dopo cinque mesi di stallo. A muoversi in realtà era solo il fronte franoso, lamentava fino a qualche giorno fa la stessa Carla Caranci. Lo abbiamo registrato al termine della riunione Fiume tenutasi nel pomeriggio di ieri presso il Palazzo della Prefettura di Sernia. Riconducibile all'esito del tavolo tecnico. Sabato 13 novembre sarà finalmente... Aperta la bretella stradale di Castelpizzuto. Dopo circa cinque ore di serrato confronto, la decisione che fa tirare un sospiro di sollievo ai 160 residenti in quella realtà, provati da cinque mesi di disagi, tra qualche giorno, dunque, potranno tornare a usare l'auto per spostarsi da e per il paese. Il bypass stradale che costeggia lo stabilimento di Acque Minerali a Valle della Frana sarà percorribile a senso unico alternato governato da un impianto semaforico. Intanto, nelle prossime ore, l'ente provincia di Sernia provvederà alla sistemazione e alla illuminazione del percorso. Abbiamo messo in campo un piano di azione mirato in diversi step: si parte dall'apertura del bypass stradale fino ad arrivare al ripristino di quella strada fondamentale per gli abitanti di Castel rimarca al termine del vertice il prefetto Gabriella Faramondi. È stato veramente un tavolo che ha visto eh, veramente partecipi tutti gli attori istituzionali. Volevo, ero fermamente eh, intenzionata a, a, a trovare delle soluzioni perché la preoccupazione delle, degli abitanti di Castelpizzuto era la mia preoccupazione ma vi, vi testimonio che era la preoccupazione di tutti quanti noi. Ringrazio tutti gli interlocutori, tutti coloro che hanno partecipato al tavolo e che insieme a noi. Noi Lavoreranno perché questo è un percorso che non finisce oggi. Ma noi monitoreremo, staremo a fianco di tutti gli altri attori, noi intendo come prefettura, proprio per far sì che questa azione sia un'azione coordinata, sinergica e soprattutto che si realizzi tutto nei tempi accettabili, insomma, proprio per l'interesse della collettività. Dal tavolo prefettizio, infatti, emergono altre due importanti novità che verranno attuate nel medio e si spera non troppo lungo periodo. Riguardano la messa in sicurezza del fronte franoso e il successivo ripristino di quel tratto della provinciale 21. Per quanto attiene a quest'ultimo passaggio, l'ente regione ha reso nota la disponibilità delle ingenti risorse necessarie. Intanto, da parte della provincia, l'impegno a partire in tempi brevi con la progettazione. In proposito, le rassicurazioni del presidente Alfredo Ricci. È chiaro che la tempistica è stringente, abbiamo massima urgenza. Abbiamo dato una, pre, una corsia preferenziale, ovviamente, come giusto e doveroso che sia, al completamento della progettazione. Meno male che ci eravamo anticipati, con risorse nostre, devo dire, nelle settimane scorse per fare tutti i sondaggi geologici e gli studi preliminari per poter arrivare alla progettazione che a brevissimo chiuderemo. Adesso la prima preoccupazione è aprire il bypass. Si è trattato di un tavolo risolutivo, afferma a margine con non celata soddisfazione il sindaco Carla Caranci. Sì, sì, diciamo che è stato un tavolo tecnico risolutivo di tante questioni che si dovevano chiarire e mettere a punto. Quindi sono stati stabiliti degli interventi a breve, medio e lungo termine. Infine appena è pronto il progetto che la provincia si è impegnata a redigere per la sistemazione definitiva della frana. La Regione anche pare che abbia trovato i fondi. Quindi... Avremo di nuovo la nostra strada provinciale. Dunque, per gli abitanti di Castel Pizzuto, la giornata di ieri, dopo la protesta, inscenata nella mattinata sotto il palazzo del governo, si è conclusa nel migliore dei modi possibili.